bella ragazzi e bentornati qui senza voce sul canale. Perché? Perché la partita è appena finita. E questa è l'intro del video che vedrete chiaramente per la reaction. Reaction magari, ok? Di Napoli-Roma, una cosa al volissimo. Noi chiaramente siamo qui a Unidea Studio. Intanto il nostro PF canta. Una cosa che volevo dire, che ci tengo a precisare. Allora, durante la nostra reazione, chiaramente il nostro commento, presi anche dell'entusiasmo, possiamo essere stati abbastanza, come dire, accesi. Quindi vi prego chiaramente di non lasciare insulti qui sotto, né voi tifosi romanisti nei confronti dei tifosi del Napoli, né chiaramente viceversa tifosi napoletani nei confronti dei romanisti. Ve lo dico perché comunque ognuno ti fa la squadra che vuole, come dice il buon Sespo, lo sfottò ci sta, e quindi quello sarà accettato nei commenti, ma non di più. Detto questo, lasciate like per questa pazza reaction che abbiamo fatto. Sempre forza Roma, almeno da parte mia, e vi lascio al video. Bella. Sabato 3 marzo 2018, siamo pronti ad affrontare il Napoli in quel del San Paolo. Il pronostico lo fai, vero? Io lo faccio? Sì. Meglio di no, perché la vedo veramente male stasera. Però invito chi ci sta seguendo a farlo qui sotto nei commenti. Diteci secondo voi come finirà questo Napoli-Roma. È tostissima. Commento tecnico, ragazzi. Già che mi pare di sta a giocare derby con quei colori, già un pochetto sto fomentato. E si comincia, l'attesa è finita per davvero adesso. Roma, buon pressing della Roma. Lì c'è fallo. C'è il vantaggio. Raja, avanti, Raja. No! No, Diego Perotti, come fai di testa lì a buttarla fuori? Normale. È partita con un ottimo pressing, però è quello che vediamo nelle ultime partite, quello che abbiamo visto anche nei primissimi minuti contro il Milan, quello che abbiamo visto in tutto il primo tempo contro lo Shakhtar. Però poi bisogna tenere, quindi preferirei vedere equilibrio. Intanto sono 5 quelli passati in questo primo tempo. Ma lui la mette interno per Insigne. Sì, prende palla Zielinski, ancora Zielinski entra in area, attenzione, ancora la mette per Mario Rui, mette in mezzo Mario Rui. Napoli in vantaggio. No! Insigne. Il destro di Insigne, che come l'ha andata a segnare Roma. Immobile, non marcato Insigne nella l'area di rigore. Qui ha messo un gran pallone Mario Rui. Insigne è intelligente perché rimane dietro. No, poi Manolas è sfortunato da qui la Roma, perché Manolas in tackle prova a deviare la conclusione. Praticamente spiazza Alisson, che non la vede probabilmente partire. Comunque sia, questa è la grande squadra. Chi quella che ti segna alla prima occasione. Roma che deve assolutamente reagire in questa frazione di primo tempo, e ora Nainggolan ha la palla. Vai, per bravo. Per innescare un Derre, ancora un Derre. Dai, che lo fa? Dai, c'è un Gizzo. Oh, allora, ma... c'è il gol! C'è il gol di un Derre! C'è Gizzo! Un Derre! La butta dentro! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Con deviazione di Mario Rui! Oh, lo sai che stavo a dire? Mentre la palla entrava, stavo per dire, mai una volta, ho detto mai una volta che noi la deviazione ci va dentro. E adesso la Roma fa il Napoli. Niente, mi piace di sta stronzata. Era c'è Nainggolan che pensa prima al destro. Larga, attenzione per Florenzi, per mettere in mezzo. Bello! Ah, Michele, addossai! 2-1, tutti fermi. Diego, Diego. Fius, una cosa, Diego. Diego, Diego. Ole, 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 ole. Diego, Diego. Ole, ole, ole. Diego, Diego. No, comunque posso sottolineare anche una cosa, che Michela poco fa aveva detto Edin Dzeko si sveglia, dorme in campo, non ride mai, no? Deve fare il suo lavoro e deve fare i gol. No, dillo, continua, insisti, capito? Perché se questo è l'effetto va bene, certo. Più lo motivo. Però ragazzi, siamo calmi, perché se posso citare Ermalmeta non abbiamo vinto niente. Che comunque fa un ottimo pressing, come diceva il nostro bomberino del primo tempo. Questa è la risposta importante, sì, insomma. Sì, è la Roma che continua a tenere il Napoli. Esatto, evidentemente la minaccia di chiusura delle radio da parte del presidente ha svegliato anche un pochino la squadra in qualche modo. Attenzione, perché sta per entrare Gerson Mandela. Gerson per Under, questa è la scelta di Di Francesco, che ottima prova di Under. Under che era un pochino uscito dal gioco. Io mi alzo in piedi. La partita è quindi è uscito un po' dal gioco, perché la Roma si è schiacciata ed è ripartita con meno convinzione, quello che stavo provando a dire prima con un po' di dislessia. Gerson, che tra l'altro in molti definiscono come il nuovo Gerson.
Ah sì? Mm-hmm. Ma io adesso non farei questi paragoni troppo. Una carrellata, che voto date alla prestazione di Cengiz Sundar? Siamo al 27esimo. No, aspetta, volevo chiedere agli amici del parterre. Perché volevo vedere come sta in panchina, capito? Li vedo abbastanza spigliati. Un voto, devo dire un nome, cioè ne dovete spiegare. Un voto da 1 a 10. Nainggolan! Kolarov si distende bene, cioè dai, guarda Gerson di qua. Poi questo palla per Dzeko, lontanissimo dalla porta. Sempre Dzeko, lo fa, lo fa. Benevento si è preparato questo sinistro micidiale che la mette vicino al palo sinistro della porta. Avversario sta schioppando, fare una cosa incredibile, è incredibile, è Dzeko, è quello l'uomo più atteso. Paolo pulisce dai, ecco, attenzione perché c'è Nainggolan, allora a sinistra per Kolarov, dai, dai che ha fatto il movimento, dai che ha fatto il movimento di tacco. Diego Belotti! Dai! Mamma mia ragazzi, mamma mia! Che succede? Che succede? Mario Rui ancora che sbaglia! Mamma mia, ragazzi! La spazza Mario Rui! Che succede a San Paolo? Quindi Napoli a rischio della zona Europa dopo questa partita. Ah, forse tu perché ti sbagli con la maglietta e pensi che stai a parlare di quell'altri, eh? Che comunque 4-1 qui hanno fatto. Ma attenzione a Insigne, anche, anche all'andata hanno fatto 4-1 sì. Poi Mertens va in porta, rete. No! 4-2. Oh, 4-1, 4-1, avete detto 200 volte, avete detto. Ma poi insomma via meno 2, ha fatto tutti questi miracoli. Io mannaggia la miseria, oh. Mazza che bel gol ha fatto però, sì, si può dire. Da attaccante vero. 5 secondi, fischietto in bocca praticamente per Massa. 3, 2, 1, fischia, dai, inquadrato Sarri, dai, fischia. Da parte di Alisson, fischietto in bocca, vediamo un po'. Il triplice fischio finisce qui. Napoli 2, Roma 4. Dai! Sì, qui ci doveva essere un'impresa di Roma che vince al San Paolo 4-2, ragazzi. 4 gol al Napoli. Era 4-1 fino al 92esimo. Chiaramente aveva un sapore diverso, ovviamente, rispetto al 4-2. Scusa, però, posso dire una cosa: un conto è prende il 4-2 al 92esimo, un conto è prende l'1-0 al 93esimo. Comincia a sudare pure i 7 camicie. Un ringraziamento anche al nostro piccolo di casa, al nostro bomberino, il maestro, non è vero, Federico Marconi. Io direi grazie Roma e buonanotte a tutti. Bello, mi sei piaciuto. Un grazie anche al maestro Antonio che in questo momento non c'è.